Salve gente, benvenuti, nuovo episodio nella serie di guerrieri e vincitori. Ovviamente sì, ci siamo lasciati precisamente in questo punto, perché dobbiamo assolutamente prendersi i poteri prima di proseguire, ecco. Come dico sempre, comunque, se avete visto gli scorsi episodi, guardate, c'è una playlist intera sul canale, quindi ecco, potete tranquillamente recuperare, perché adesso dobbiamo assolutamente andare avanti. Quindi, prima di fare qualsiasi altra cosa, dobbiamo prendersi i poteri, quindi basta sacrificare, sì, una shard qui alla croce, così almeno, ecco, riotterremo i poteri e possiamo andare tranquilli. Ok, direi che i poteri li abbiamo praticamente presi. Ok, rieccoci qua. Perfetto, sì. Non so se questa croce ci dà più o meno poteri rispetto alle altre, però comunque mi sembra che i poteri li abbiamo, quindi possiamo andare abbastanza tranquilli ora. Nello scorso episodio però sì, sono successe un po' di cose brutte da queste parti, eh. Lo sapete, purtroppo lo sapete benissimo. Abbiamo trovato il custode, ma è stato catturato da uno spirito, che è stato risvegliato precedentemente. Abbiamo anche scoperto da dove nascono questi spiriti, ecco, perché c'è una tomba praticamente con tante tombe con questi spiriti all'interno. Che si fa adesso? Dobbiamo assolutamente tornare alla base e avvertire ovviamente il conquistatore di quello che abbiamo scoperto. Ovvero sì, che abbiamo trovato il custode, ma purtroppo, ecco, gli è successo qualcosina. E intanto speriamo che sì, il conquistatore ci dica qualcosa di utile, perché c'era anche lui nello scorso episodio quando abbiamo trovato, ecco, l'origine di questi spiriti. Non male. Però sì, intanto finché viaggiamo qui vi ricordo ovviamente il like per questa serie, lasciatelo in questo esatto momento, perché ovviamente sì, più like ci sono più video vi porterò. Anche se sì, questa settimana come sapete non ci saranno live, dato che sono via, ecco, una settimana di vacanza. Però sì, ci saranno tanti video, ecco. Quindi dai, eccoci qui. Siamo praticamente arrivati sì alla struttura qua, perfetto. Beh sì, qui non penso sia il caso di dare nemmeno un'occhiata. Che cavolo, cosa è successo qua? Però aspettate un attimo, forse effettivamente un'occhiatina è meglio darla. Perché c'è una porta qua? Ok. Ah, ma c'è qualcuno qui. Ah, ci sono due guerrieri. Che ci fanno qui due guerrieri? Strano. Ah, ma forse stanno... guardate, i lavori di ricostruzione procedono bene. Stanno ricostruendo la base, infatti. Eh sì, quella parete là è nuova, infatti. Anche qui stanno riparando. Là sono le porte che andranno a posizionare. Qui è tutto perfettamente intatto. Ah, ok, va bene. Scriviamogli ok. Ok, interessante. Sì, strano, perché comunque diciamo che è abbastanza pericoloso qua fuori. Tra poco calerà la notte, torneremo alla base. Ok, ok. Sì, sì, comunque qui hanno messo praticamente anche le porte che andranno a posizionare. Qua è tutto intatto e... E qui invece sì, stanno un pochino sistemando anche qua con calma. Va bene, interessante. Sì, uno protegge praticamente la zona e un altro invece costruisce. Ok, interessante. Vabbè, sentite, andiamo avanti. Usciamo da dove si esce, usciamo da qui. Dai, tanto non c'è ancora il vetro. E andiamo alla base. Comunque sì, tra non molto calerà la notte, perché sì, anche questa dimensione è il giorno e la notte. E forse di notte è più pericoloso? Ah, effettivamente questa cosa non ci avevo pensato. Sì, fuori ovviamente, fuori da questa dimensione, ok. Sappiamo che di notte è più probabile che accada qualcosa di strano, ovviamente. Però forse anche qui. Magari di giorno gli spiriti preferiscono, ecco, rimanere nell'ombra totale. Potrebbe essere. Ma va bene, dai, non ha importanza. Torniamo alla base perché dobbiamo solamente comunicare al conquistatore quello che abbiamo trovato, sperando che anche loro ci dicano qualche indicazione, qualche informazione in più, perché qualche progresso lo stiamo comunque facendo, non male. Però dai, concentriamoci adesso e andiamo qui alla base. Stiamo comunque attenti, anche se per ora è giorno, ecco, non abbassiamo mai la guardia. Comunque sì, dai, siamo arrivati. Entriamo. Andremo nella zona di allenamento, perché in teoria sono là loro, quindi penso proprio che andremo dritti da questa parte. Andiamo allora. Ed eccoci qui in teoria. Sì, ci siamo, ci siamo. Infatti guardate, il vincitore si sta allenando, anzi sta allenando un guerriero. Va bene. Bentornato comunque, ci ha detto. Diciamogli anche questa cosa. Ho trovato il custode, ma è stato preso da uno spirito in modo strano. Perché sì, è comunque strano quello che è successo, Vediamo però cosa ci dicono loro, ecco. Deve essere successo qualcosa con lui.
Probabilmente è stato costretto a tenere tutto nascosto, ma la verità non la conosciamo. Ah, ok, quindi sì, magari il custode è stato costretto, ecco, a tenere tutto nascosto, magari lui sì, lo sapeva, ma... Ecco, dovremmo forse controllare meglio quella zona. Vediamo se c'è qualche indizio, qualcosa da vedere, da scoprire in più. Lui era un forte guerriero in passato. Deve essere stato costretto. Non avrebbe motivo per nascondere a noi queste cose. Sì, sì, è vero, comunque il custode in passato era un guerriero, ce l'aveva detto. Quindi no, diciamo che lui non ci sta nascondendo qualcosa, eh. Non abbassiamo mai la guardia, ecco, ipotesi le possiamo fare, ma secondo me lui è innocente. Io devo continuare le ricerche, sto cercando di capire dove si trova il tuo totem. Avevamo una mappa, ma è stata persa. Si trovava nella casa del custode. Ah, ok. Ok, avevamo anche una mappa praticamente del nostro totem, ma purtroppo sapete, la base è esplosa e tutto il contenuto delle chest è andato ovviamente distrutto. Se esci dalla base, fai attenzione. A presto. Ma va bene. Va bene, va bene, va bene. Direi che possiamo andarsene da qui adesso. Sì, attenzione, ovviamente sì, se usciamo dalla base, ovviamente sì, usciremo. Facciamo attenzione. Dobbiamo uscire, anche perché qui che possiamo fare? Sì, ci sta a fare un allenamento, non sarebbe male, ecco. Magari anche lo facciamo un giorno. Però dobbiamo scoprire assolutamente di più, dobbiamo capire chi cavolo ha preso il nostro simbolo e anche, ovviamente... chi è quello che abbiamo visto l'ultima volta? E il custode? Che perché è stato catturato? E perché non ha potuto dirci nulla? Comunque sì, ora guardate notte, effettivamente, eh? Sì, sì, si vedono le stelle, quindi effettivamente notte e giorno c'è qui, eh? Va bene. Sentite, facciamo una cosa. Usciamo e stiamo attenti. Infatti prima non abbiamo sentito nessun rumore di spiriti o quant'altro. Non mi sorprenderebbe adesso se... Ecco, ne dovessimo sentire qualcuno. Ecco, infatti. Ecco, bene, bene, bene. Mi sono portato sfortuna, eh? Fantastico. Sì, comunque è vero, allora. Beh, buono a sapersi. Di giorno è meno probabile, ecco, incontrare questi spiriti. Ma di notte... le cose cambiano. Anche se sembra esserci meno nebbia di notte. Sembra, eh? Vabbè. Sentite, io non so bene dove controllare, guardare per scoprire di più, però secondo me in quelle tombe potremmo scoprire qualcos'altro. Qui tutto tranquillo, comunque. Va bene, dai, andiamo. Quindi sì, seguiamo questo percorso, andiamo da questa parte e vediamo, ecco, se riusciamo a tornare in quella zona. Dovremmo guardare bene tutta quella zona. Dovremmo controllare ogni minimo particolare. Per cercare, ecco, di riuscire a scoprire qualcosa in più. Perché dobbiamo, eh. È l'unica strada questa. Altrimenti sì, beh, potremmo sempre attendere che il conquistatore traduca qualche libro o faccia delle ricerche, però... Non lo so, se possiamo fare qualcosa anche noi, meglio ovviamente se lo facciamo. E comunque nulla di particolare, avevamo già controllato qua, tra l'altro. E non mi sembra, ecco, di vedere nulla di nuovo. Sì, c'è comunque meno nebbia, non so se lo notate anche voi, eh. Sembrerebbe essercene meno ora. Un po' in generale, eh. Vabbè. Andiamo. Sì, devo dire che comunque, a parte quel rumore che abbiamo sentito prima, qui è tutto molto tranquillo. Forse è troppo tranquillo qui. Non mi piace tanto questa situazione, Però... Va bene. Meglio così, almeno riusciremo, ecco, a controllare questa zona in modo abbastanza tranquillo. Spero. Questo ovviamente è quello che spero. Direi che siamo anche arrivati ora. Entriamo. Ok, diamo un'occhiata qua sotto, direi ovviamente di... visione? Visione, credo, visione. Andiamo di sotto.
Mi sa di sì che finalmente possiamo avere un'altra visione. Era da un po' che non potevamo averne, eh? E che non abbiamo appunto avute. Vuoi? Sì, visione del passato. Quello è il custode. Non può essere, ha detto. Cosa? Ah, forse si è appena accorto che ha trovato, ecco, una tomba aperta. Perché era lui, appunto, il custode anche di tutta questa zona. E si è accorto che una tomba è stata aperta. Devo avvertire subito gli altri. Ok, quindi lui è innocente, guardate. Lui sta facendo il suo compito, ovvero controllare le tombe una volta al giorno. E ne ha scoperta una, quindi ora dovrebbe tornare alla base e avvertirsi. Ma qualcosa andrà storto. Guardate qua. È quello che ha risvegliato lo spirito che c'era là in fondo. Si è accorto adesso. Tu non farai nulla, guardate. Ok, sappiamo quello che è successo ora. Chi sei tu? Oddio, questo mi sa che è il nemico principale che abbiamo attualmente. Ha risvegliato gli spiriti questo. Oh mio Dio. Oh, vuoi? Oh mio Dio. Guardate qua. Ha chiamato uno spirito. E forse ora lo costringerà a non dire nulla? O forse lo catturerà? Oh, guerriero però! Sì, guerriero! Oh mio Dio, è diventato invisibile, credo. Vuole attaccarlo! Muori! Muori! Già tu se ne sta andando! Oh cavolo! Però l'ha distratto! L'ha distratto! E lui se n'è andato, infatti! Esattamente! Esattamente. Oh mio Dio. È riuscito a distrarlo come avete visto. E se n'è andato. Però verrà intercettato, credo. E infatti guardate cosa ha scritto. Non importa. Che cavolo ho in mano? Ho una mappa in mano. Ho un foglio di carta o una mappa? Sembra essere una mappa più che un foglio di carta. Almeno credo. Devo andare a prendere una cosa. Oh mio Dio. E infatti se n'è andato, se ne sono andati. Quella mappa potrebbe essere la mappa del simbolo, oppure qualcos'altro, qualcosa del genere. Oh mio Dio. Abbiamo scoperto cosa è successo, però aspettate, torniamo indietro ora. Ah, ok. No, aspettate, la visione continua però. La visione continua. Ah, eccolo qui, eccolo qui. Qua sta cercando di scappare, ovviamente. Sì, è appena uscito dalla piramide, dalle tombe. E ora ovviamente se ne vuole andare. Però scommetto che accadrà qualcosa qui. Verrà sicuramente intercettato e forse minacciato. Vediamo. Però anche lui, cavolo, cosa fa? Resta qua fermo ad aspettare che arrivi qualcuno. Devo andare, eh? Sì, dovresti andare anche in fretta, eh? Che cavolo! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio. Ok. Ok. Direi che sappiamo cosa è successo ora. È stato effettivamente catturato. E poi lì, sicuramente, costretto a non dire nulla. Oppure l'hanno addirittura corrotto. Ottima scoperta. Ottima scoperta. Controlliamo comunque adesso nel presente qua sotto, anche per vedere se si sono risvegliati altri spiriti, eh. Lo so, forse non dovremmo andare qui perché comunque sapete, al momento purtroppo dobbiamo evitare scontri o quant'altro. Però ecco, un'occhiatina dobbiamo assolutamente dare qua. Questo è stato quindi il primo ad essere risvegliato, mi sa. Almeno a quanto pare. Sembra essere così per la visione, ecco. Però no, guardando un attimo in giro, se ne sono risvegliati tre al momento. Magari tra un po' arriva anche il quarto, meglio se stiamo attenti. Sì, tre. E uno l'abbiamo anche eliminato, ma ce ne sono due, più quello più forte, ovviamente, in libertà. Eh già.
Non lo so qui che controllare, perché vabbè, la stanza sì, è molto particolare, ma... E che dobbiamo fare? Qui non ci sono altre stanze, eh? Non ne vedo. Non vedo proprio altre stanze. Qui vediamo l'ultima tomba che si è aperta. Magari se c'è qualcosa. Sembrerebbe di no comunque. Sì, perché comunque ho notato che mi avete detto di controllare meglio tutta quest'area, eh? Quindi effettivamente controllare meglio mi sembra opportuno. Però non si trova niente. Qua c'è un cristallo. Però aspettate un attimo. È un tasto quello. È un tastino, sì. Sentite, scendiamo un attimo. Oh mio Dio. Una piccola stanza segreta. Ok. Quanti rumori inquietanti sto sentendo, però. Oh mio Dio. Una mappa. Una mappa. Ok. Chiudiamo. E direi di andarcene. Ovviamente. Qui vabbè li lasceremo scomparire. Chi se ne frega, dai. Per uno pazienza, pazienza. Oh mio Dio, ma chi sta scrivendo? Cavolo. Cavolo, attenzione. Vedo che sei arrivato qui. Eh sì? E quindi? Oh mio Dio! Attenzione, eh! Attenzione! Che ca... Oh mio Dio! Cavolo! Pronti a combattere, pronti a combattere ovviamente! Attacchiamo quello! Cavolo! Sta arrivando un vincitore per fortuna! Ok. Pronti ad attaccare! Cavolo! Oh mio Dio! Che cavolo! Se ne sono andati! Se ne sono andati, credo! Sì, se ne sono andati! Oh mio Dio! Ho avvertito il pericolo, per fortuna, eh! Per fortuna! Ok, i due spiriti, quelli medi. Li possiamo affrontare, ma quello grande è troppo pericoloso. Io infatti volevo attaccare entrambi per poi tentare di indebolire quello più forte e scappare. Torniamo alla base. Dobbiamo organizzare le prossime mosse. Ok, abbiamo anche perso poteri comunque, perché ci ha colpiti. Non so se avete notato, ma ci ha colpiti proprio mentre stavamo per attaccare gli altri. Oh mio Dio, abbiamo perso poteri, tanti poteri abbiamo perso. Cavolo, no, non va bene, dobbiamo andarsene da qui. Anche perché siamo di nuovo soli ora. Andiamo via. Andiamo via subito. E abbiamo una mappa comunque. Quando torniamo alla base dobbiamo ovviamente dire di questo ritrovamento della mappa. Anche perché non sappiamo dove indichi, ecco, la mappa. Dall'aspetto potrebbe essere anche il mondo normale, eh. Sembrerebbe esserci forse un avamposto. Sentite, allontaniamoci da questa zona però, eh. Prima di tutto allontaniamoci. Abbiamo ancora degli effetti comunque abbastanza strani, eh. Sì, mi avete fatto notare che abbiamo un effetto nuovo comunque, ma quell'effetto indica la presenza di spiriti nelle vicinanze. E non solo. Perché poi comunque se gli spiriti si fanno vedere, l'effetto potrebbe svanire. Perché appunto sono visibili. È una sorta di presagio questo, eh. Però il problema è che non sappiamo se questa mappa è all'esterno oppure all'interno di questa terra. Sì, dovremmo provare ad andare un pochino a casaccio e vedere se riusciamo, ecco, ad entrare nella mappa. Poi... Che è successo? Cavolo, siamo dentro la mappa! Non dentro la mappa, ma siamo nell'area della mappa. Un po' di luce, guardate. Ok. È verso il santuario, per prendere i poteri, praticamente. Va bene, va bene. Tra l'altro, ho visto anche qualche commento. Non so se abbiamo il fabbro in questo
in questa terra, perché diciamo che il custode fungeva anche da fabbro, se non ricordo male. No, 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 è vero, il fabbro è separato. Lui era proprio un custode. Però parlavano anche di un fabbro. Dovremmo capire se è un fabbro comunque e chiedere anche degli attrezzi e altre cosette, magari qualcosa per volare, ecco. Non sarebbe male. Comunque sì, direi che per questo episodio è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Scrivetemi teorie che le leggo sempre, ovviamente. E maggiori informazioni in descrizione. Seguitemi anche su Instagram, ovviamente. E direi comunque sì di concludere qui in questa casetta. Prossimo episodio, poteri, conquistatore o comunque anche vincitore. Parleremo con loro. E poi, terza cosa, andremo ovviamente in questa mappa. Che comunque abbiamo scoperto che non è poi così lontano, sembrerebbe, eh? Alla prossima, quindi. Ciao.